Il CUPLA, Comitato Unitario Pensionati Lavoro Autonomo Regionale, si ritrova a Catanzaro, nella sede della Confartigianato, per un incontro sulle problematiche del settore. Coleotta, coordinatore regionale di questo comitato. Ecco, oggi è una giornata importante per voi, visto che c'è la presenza del coordinatore nazionale. Tanti temi all'ordine del giorno. Ho saputo che hanno fatto già un tavolo di permanenza alla Regione Calabria solo con i sindacati, con i confederali, i sindacati confederali. A noi autonomi non ci hanno calcolato e noi speriamo che in questo caso ci calcano e che noi possiamo pigliare parte anche al tavolo della contrattativa. Quello che oggi più o meno il tema che si vuole avere è sull'anziani, sui pensionati e sull'anziani. Purtroppo in Calabria abbiamo un sacco di zone interne dove non esiste la sanità perché non c'è nessuno che fa noi. E guarda caso gli anziani maggiori sono nei centri interni perché lì possono vivere. E non hanno la possibilità neanche di curarsi perché con una pensione di 500-600 euro non possono neanche curarsi. Una prenotazione di qualche visita se ne va mese e mese per potersi richiamare, questa è una situazione che va rivista e risanata il discorso. Noi dobbiamo sederci ad un tavolo, stabilire, portare effettivamente tutto quello che necessita nelle varie zone. Se parliamo delle guardie mediche, non ne parliamo affatto. Le guardie mediche, dove esistono, sono sguarnite completamente, non trovate neanche un cerotto per poter o un disinfettante per poter disinfettare se devono fare una cosa. O li mettiamo a posto, o se no mi devono dire: noi abbiamo la popolazione più anziana nel mondo. Noi siamo circa il 23%, se non più, di anziani nell'Italia. Quindi questo è quello che noi vogliamo, che si possa dare maggiore conto, maggiore peso anche agli anziani che hanno la necessità di poter. Ecco, Rocco Leotti, facciamo un appello allora al Presidente della Regione Occhiuto affinché vi faccia partecipare a questo tavolo di concertazione permanente per esporre le vostre motivazioni, i vostri problemi. Certo, se non noi questo vogliamo, perché pare che almeno. Io ho sentito ieri che alla mesa hanno fatto i sindacati, i pensionati hanno fatto la cosa, dice che c'era il tavolo di concertazione, e a questo tavolo dovremmo prendere parte anche noi, gli autonomi, perché come sono pensionati loro, siamo anche pensionati noi che siamo autonomi. In modo particolare noi ci stiamo concentrando su alcune di queste problematiche. La prima è quella della legge sulla non autosufficienza, su come deve essere applicata. Il secondo tema è quello dell'invecchiamento attivo, il terzo tema è la difesa del potere d'acquisto delle pensioni e il quarto tema è la sanità, nel senso che la sanità ha bisogno di avere maggiori risorse per fare in modo di essere all'altezza della situazione in cui noi oggi viviamo. Ecco, sanità che possiamo dire, senza nasconderci, che Calabria è molto carente. Io non entro nel merito della situazione calabra perché ogni regione ha una sua autonomia e quindi i problemi sono diversi da regione a regione. Il tema centrale è che le risorse pubbliche che devono essere spese per la sanità devono essere maggiori rispetto a quelle che sono state stanziate sinora, vedendo anche di costruire un rapporto diverso con l'Europa per avere più risorse in questo settore. Perché se non si interviene in modo serio su questi aspetti è facile che la situazione della sanità complessiva possa peggiorare invece che migliorare. Pensionati che diciamo sono anche nonni, quindi sono quelle persone che aiutano la famiglia, però fino a quando possono aiutarla, visto che ormai la pensione, il potere d'acquisto della pensione è diminuito? Sì, questo fa parte del discorso della difesa del potere d'acquisto delle pensioni. Recentemente le nostre pensioni, le pensioni dei pensionati si sono ridotte quasi del 20% in questi ultimi 20 anni, poi con questa inflazione che sta venendo avanti ancora penalizza di più il potere d'acquisto delle pensioni. Il problema è che noi dobbiamo tutelare diciamo, il nostro salario perché diciamo, gli anziani
non debbono essere visti solo attraverso coloro che non sono autosufficienti o che hanno dei problemi dal punto di vista fisico, ma ci sono tanti anziani che sono attivi e che quindi possono ancora dare un contributo alla società, alla famiglia, alla comunità o anche alla società stessa e contribuire alla definizione del bene comune futuro. Delusione all'interno del comitato per la mancata presenza dell'assessore alle politiche sociali, l'assessore regionale Emma Steiner, che ha dato un forfè inaspettato. Non si può dare un forfè alle 11 quando tutti ad aspettarla per il suo intervento alle 11:30.